Il motore Wave RX è facile da installare e da programmare. Ecco come. La connessione del motore alla rete elettrica può essere di due tipi. Quella base oppure attraverso un selettore. Prima di cominciare, è necessario sapere che il motore segnala lo stadio di avanzamento della programmazione. Se la programmazione avviene con successo, il motore si riporrà nella posizione iniziale con una singola rotazione lunga. Quando la sequenza non viene completata, il motore effettua una o due rotazioni brevi. Non far passare più di 4 secondi tra un passaggio e l'altro, altrimenti si dovrà ripetere l'operazione. La presenza di un LED lampeggiante sul telecomando segnala che la programmazione è bloccata. Per abilitare la programmazione è necessario togliere per almeno 5 secondi le pile dal telecomando. Per associare il telecomando al motore, premere contemporaneamente A più B, B, B. Per memorizzare il fine corsa, bisogna prima impostare la posizione di chiusura. Avvolgere la tenda fino a quando il motore si ferma automaticamente in battuta. Tenere premuto il tasto B fino a quando il telo scenderà di qualche centimetro per confermare l'avvenuta memorizzazione. Se la tenda è già completamente avvolta, si dovrà prima abbassarla di almeno 20 cm. Nelle tende senza cassonetto, si dovrà tenere premuto il tasto fino alla posizione desiderata. Il corretto senso di rotazione viene identificato solo dopo aver memorizzato la prima posizione. Impostare ora la posizione di apertura. Con il tasto C aprire completamente la tenda fino a raggiungere la posizione desiderata. Ora tenere premuto il tasto B fino a quando la tenda salirà qualche centimetro per confermare l'avvenuta memorizzazione. Dopo aver associato un telecomando al motore e programmato il fine corsa, è possibile memorizzare dei sensori climatici. La sequenza è la seguente. A più B. B. Set. Per cancellare i sensori climatici, eseguire questa sequenza di comando. A più B. A. Set. È possibile programmare una posizione intermedia. Muovere la tenda fino alla posizione desiderata, quindi premere il tasto B fino a quando il motore eseguirà 3 movimenti di conferma. Per richiamare la posizione intermedia memorizzata, premere il tasto B fino a quando il motore inizierà a muoversi. Nell'uso quotidiano, per richiamare la posizione intermedia, premere il tasto Stop. Per cancellare la posizione memorizzata, portare la tenda in posizione intermedia e premere B fino a quando il motore eseguirà 3 movimenti di conferma. È possibile associare al motore fino a 15 telecomandi in questo modo. Sul telecomando già memorizzato premere A più B, B. Sul telecomando da memorizzare premere B. Si può cancellare ogni telecomando singolarmente in questo modo. A più B. A. B. La cancellazione totale della memoria dei telecomandi si può effettuare in due modi. Con il telecomando premere A più B. B. A più B. Con il filo bianco è consigliato usare questa opzione in caso di emergenza o quando non sia disponibile alcun telecomando funzionante. Per cancellare la memoria, sarà necessario accedere al filo bianco del motore, quindi eseguire la seguente procedura. Scollegare l'alimentazione del motore. Collegare il filo bianco del motore al filo marrone, fase, o al filo blu, neutro. Collegare l'alimentazione del motore, che effettuerà una breve rotazione. Scollegare l'alimentazione del motore per almeno 4 secondi. Collegare l'alimentazione del motore, che dopo circa 4 secondi effettuerà una breve rotazione e una rotazione più lunga nell'altro senso. Scollegare l'alimentazione del motore. Isolare il filo bianco dal filo marrone o blu prima di collegare l'alimentazione. A questo punto è possibile procedere con la memorizzazione del primo telecomando. Si possono cancellare i fine corsa con la seguente sequenza di comando. B più C. B più C. B più C.
Questa regolazione garantisce che le tende con cassonetto rimangano perfettamente chiuse. Il motore Wave RX è preimpostato con un valore di forza di chiusura pari al 40%. È possibile aumentarlo oppure diminuirlo. Per regolare la forza di chiusura al 20% premere B più C, A, C. Per regolarla al 40% premere B più C, A, B. Per portarla al 70% premere B più C, A, A. Per regolarla al 100% premere B più C, A, A più C. Si raccomanda di prestare molta attenzione all'utilizzo di questa funzione al 100%. Forze eccessive di chiusura in battuta o in trazione potrebbero danneggiare la tenda.